Giovani bentornati, sono Riccardo, un ragazzo che ha appena smontato l'albero di Natale. Questo è Gamespatia, il canale di un ragazzo che ha appena smontato l'albero di Natale. E siamo oggi su Minecraft. Yeah. Ha vinto lui il sondaggio del gioco da provare, quindi eccoci qui su Minecraft. Ho giocato a Minecraft in passato, circa 2 ore, e non mi aveva preso al massimo, quindi ci riproviamo, ok? Siamo Ari, giochiamo, non... Tutto così. I delfini possono condurti a relitti di navi e tesori. Non visualizzare più. Si parte! Wow! Che emozione! Che devo fare? Io non ho la minima idea di cosa si faccia. Io mi ricordo soltanto che all'inizio è praticamente impossibile giocare e fare la qualsiasi cosa. Quindi come... Ci sono delle pecore. Ciao. Devo uccidere le pecore? Sono delle pecore... Sono delle pecore che arrossiscono facilmente. Entusiasmante. Ok, dopo che ho ucciso le pecore, cosa... Lana bianca. Ma c'è un qualcosa per poter creare? Come funziona? Chat, no. Allora, dovrei aprire il coso per creare, ma non ne ho la minima idea. Inventario, Bene. Allora, in teoria io qui posso creare le cose. Ma mi dice già il banco del lavoro? Mi serve legname, però. Legname. Vedo delle case, mi sembra giusto andarle a distruggere. Ma scusami, ma ci sono delle case? Io ci ho giocato all'inizio, quindi c'è gente che ci sta ora? C'è una papera. L'obiettivo è uccidere tutti gli animali in questo momento. Madonna. Che cazzo sei? Ma ci stanno veramente le persone? Ma poi come sei? C'hai un naso strano. Ma c'hanno tutti il naso così? Ah, ma siete proprio una tribù. È un naso, no? Non dovevo, mi sa, fare sta cosa, però va bene. Ah, nuova ricetta. Ah, ma hanno messo il libro delle ricette ora, perché sapevo che era un palo in culo, perché non si sapeva che cazzo dovevi fare e cosa dovevi costruire. Adesso c'è il libro delle ricette, che chissà come si apre. Allora, banco da lavoro, intanto... Lo posso costruire, no? Ah, assi di quercia, io cosa c'ho? Tronco di quercia, pure. Vabbè, legno di quercia. E come faccio a fare le assi di quercia? Assi di quercia. Ah, hai visto. Yeah, qua. Ha! Poi, ha! Banco da lavoro, come lo equipaggio? Scusa. Che penso lo devo mettere il banco di lavoro, no? Così? No, così l'ho buttato. Prendi. E... Come faccio a equipaggiarlo nelle varie... E questo in basso? Ah, ok. Opla. Tasto destro si posizionano. Bene, dopo. Ora che ho il banco di lavoro. Pedana a pressione, bastone. Qual è? L'obiettivo quale dovrebbe essere, però? Scusa. Uccidere tutti gli animali, immagino. Ho trovato un cavallo ora. Che bello. Uccido un cavallo. È vulnerabile sto cavallo. Morirà prima o poi. Bloccato nuova ricetta. Mi posso fare le cose con cuoio. Ma poi in alto perché c'è l'omino che si muove? Un gatto. Uccidiamo il gatto ora. Sì, l'obiettivo è definitivamente uccidere tutti gli animali, penso. Non c'è molto altro da fare. Vieni qua. Wow, ho sbloccato una nuova ricetta. Arco, balestra. Ma scusa, ma io non ce l'ho tutte queste cose. Ah, vedi, eccole le ricette. Letto bianco, candela, barile, insegna, dipinto. Posso fare il berretto di cuoio. Mi serve tanto cuoio, però. La mucca, secondo me, mi dà qualcosa. La mucca... È palesemente qualcuno che si è messo lì a doppiare facendo mu, comunque. Ma... Ti prendo a colpi di manzo crudo. Il manzo crudo è fortissimo. Il maiale mi manca, aspetta. Oink. Ok, questo è un effetto sonoro, effettivamente. Ma posso pure rubare nella casa delle persone? Cioè, come funziona? Come si apre qua? Ah, ok. Punto di generazione impostato. Puoi dormire solo di notte. Oddio, c'è un vetro. Oh no, sono un vandalo. Ma... Salve! Che cazzo? Salve. Ma si può veramente cavalcare? Hanno messo le cavalcature. Yeah. Vabbè. Ah, chiudiamo, come si chiude. Ecco, però.
Cosa dovresti essere? Una persona molto grande, immagino. Ma è tipo un golem, che cazzo è? Perché a caso? Sono cose casuali. E che fa, nuota ora? Boh. O crolla a picco? Scopriremo. Nuota, si può andare anche sott'acqua. Ah, che bello, vedi. Come si sale però? Non sale? Ah, con barra spaziatrice. Ma quelli sono quelli che scoppiano, loro. Come si chiamano? I creeper, i creep, i trick. Oddio. Ai. Ci sono anche i ragni. Il ragno sta facendo un bagnetto. Ok, oh no. Qualcuno mi vuole uccidere. Help. Addio. Qua servirebbe una granata e via. Salve. Ai. Mi stanno facendo molto male questi stronzi. Ai, ai. Ok, via. Ok, ok. Capita l'antifona. Dai, un attimo, fammi prendere sto coso. È da 2 ore che piccono. Ma che palle che siete. Ma dai, ma... Ma sei un... Rompicoglioni, porco Giuda. Le ricette me le lasci. Dai, perdo tutto. Dai. Oh, Gesù, apriti. Come si apre? Togliti. Dov'è che sono morto ora? Ma chi è quella? Chi sono i guardiani? Ma ci sono gli zombie pure nel villaggio, ma auguri. Ma nessuna zona safe. Contadino, aiutami. Tu col naso grosso. Contadino? Che pensi tu? No. Vabbè, signori. Vabbè. Bloccata ricetta con la sabbia. Cosa potrebbe mai essere? I castelli di sabbia. Io sono morto lì. Ah, ecco, c'è tutto, infatti. Almeno. Ai. Ho recuperato tutto? Ancora tu. Non puoi salire. Ma che vuol dire? Ai. Dio Cristo. Dio Cristo. Zombie di merda. Ma porco... Ari si è sfracellato. Che cazzo dormi nel mio letto, pezzo di merda. Ecco, bravo. Poi forse il tuo letto, però. Ma si era acceso, si può pure spegnere. Vabbè, ma è dei power up che io non ho, però. Così non vale. Sono nettamente più forti in ogni cosa. Ma sto facendo un sole molto quadrato. Sembra la lampadina del bagno, in realtà, però. La lampadina si sta alzando. Ora è passata da luce calda a luce fredda. E ora sembriamo in ospedale. Ah, ecco tutte le mie cose sfracellate. Non ci sono più rompicoglioni in giro. Posso recuperare tutto. Certo, il cuoio, cazzo. Cioè, il cuoio è, penso, importantissimo. Poi. Oh, posso fare una spada di legno? Attenzione, zappa di legno. Fermi tutti. Via qua. Mia. Togliamo i fiorellini. E gli stivali di cuoio. Boh, io me li faccio, visto che mi hanno massacrato, voglio dire. Allora, la pala. Falla. Ah, ok. Poi, spada di legno. E via. Anche l'ascia di legno, però vabbè, non c'è bisogno. Piccozza. No, il piccone. Esatto. Nuova ricetta. Nuovo bango. E ora cosa posso fare? Vediamo. Ah, la spada di pietra. Attenzione. Mo so cazzi. Bene. Madonna. Uccisa con un colpo. Che è? Pure la mucca? La mucca con 2 colpi. Vabbè, è fortissima la spada di pietra. Sì, l'hanno comunque semplificato tanto con le ricette, perché era impossibile giocarci, cioè dovevi andarti a cercare, perché praticamente sarebbe un ricostruire nel riquadro quello che potresti creare, soprattutto nel banco di lavoro più che altro, però, cioè, o ti mettevi davanti una guida davanti, sennò era un po' complicato, soprattutto perché il gioco non te lo spiega cosa devi fare all'inizio, quindi con le ricette hanno sicuramente semplificato tantissimo. Ma proprio tanto tanto. Cos'è che mi sta dando? Funghetto. C'è una pecora nera. La lana nera mi ha dato. Oddio. Ma che è una rana? Sì.
È forte quanto una mucca la rana. Ho trovato due cose verdi. Credo sia l'esperienza, ma non capisco a cosa serve. Abbiamo già i nemici, ma dai, ma davvero. Vabbè, ci provo sto giro, sono un po' più OP. Ai, ma fa malissimo sti stronzi. L'ho ucciso. Beh, li ho uccisi, doppi. Mi hanno dato cose. Cos'è? Cos'è sto neon fosforescente? Ma che cazzo sei? Ma che paura, ma cosa siete? Ma mi attacca sto stronzo. Che cazzo è Enderman? Dai, ma come cazzo lo ritrovo ora quel posto? Ma vaffanculo, ma che palle. Questo sembra che dorme nel mio letto di merda. Cosa sono? Cos'è la zucca tipo? No, non capisco, ma voglio sapere cos'è. Zucca. Ah, ok. Perché è quello sull'albero a caso? Beh. Oh, ecco lì, è la mia roba? Sì, è la mia roba. Oh, hai visto? Io comincio a ragionare. Vai, la spada di legno, mettiamolo, non si sa mai. Cos'è? Elmo di maglia metallica, mettitelo, non si sa mai. Dove sono le mie scarpe? Le scarpe, tiè. Quelli ancora sono vivi, Vorrei far notare. Magari gli acciari là lasciano qualcosa. Mi hanno praticamente ucciso sti stronzi di merda. Porco... Tu che cazzo sei, il capovillaggio? Ma cos'è? Un lama mio! Perché ne hai due? Perché ne hai due? Ma poi si sono sdoppiati a caso! Che palle! Cos'è, un contadino? Che cazzo stai facendo lì in castigo, scusa? Cos'è sta musica di merda che mi ha rotto i maroni? Ma poi è altissima, ma Dio! Ah! Che palle! Ora, facciamo una cosa. Siccome mi sono relativamente rotto i coglioni, e visto che non è poi così complicato in realtà di fare tutto, perché ci sei 5 minuti in realtà, sto più tempo a recuperare tutto. E intanto... Poi, che cozza di legno, ecco. Facciamo così e anche la pala. Ecco, devo scavare robe brutte. Ah, forse senza piccone non te lo dà. Avrebbe senso, effettivamente. Fascia di pietra per gli alberi. Yeah. E facciamo anche il piccone di pietra. Yeah, questo lo possiamo buttare. Ah, ora più o meno dovremmo avere tutto. Ora qui c'era qualche dungeon. Ecco, tipo. Qua si andava verso... Ci sono nemici, infatti. Bene. Come si fa la cazzo di torcia che non vedo un cazzo? Candela. Cosa serve? Favo. Che cazzo è il favo? E la corda chi cazzo la dà? Oddio, sì, scendiamo. Sti cazzi. Ma non si vede un cazzo, è il mio problema. Ecco, io lo sapevo. Era qualcosa di brutto. È esploso. Non si vede un cazzo, aiuto. Ho ucciso uno zombie, sono contento. Se ribecco quei cosi con gli occhi blu là, che cazzo erano, che fanno paurissima. Cioè, hanno proprio creato dei mondi a caso adesso, proprio dei mondi. Con anche delle persone che fanno cose. A proposito di persone che fanno cose, proviamo ad arrivare in quelle case. Senza morire, speriamo. Ma che carino che sei. Sei la vedetta? Se n'è andato, vabbè. Ha finito il turno. Ah, aspetta, ti dovrebbe ricaricare la vita solo quando sei sazio, giusto? Esatto! Ah! Ci siamo quasi, cos'è quelle lucine bellissime? Io mi potrei fottere finalmente le torce. Posso mangiare l'occhio di ragno? Mi sono allenato. Sono un po' un cretino, effettivamente. Ah! E ora vi ammazzo tutti, pezzi di merda. Il letto me lo porto, e non fa mai male. Posso dare fuoco al fienile?
Togli. Dimmi che posso dare fuoco al fienile. No. Però posso mettere una torcia su della paglia. Vabbè. Non ci sono altre persone da poter uccidere da nessuna parte? Zombie inquietante che sta guardando dalla finestra? Poi cosa c'è? Cos'è che stai guardando? Scusa. Ah, c'è una persona. Ah, cretino. Ma non sono aprire le porte. Cioè, sapete saltare, rompere i coglioni, inseguirmi e... Oh no! No, 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 allontanati! È stata una bella strategia, amico mio. Dove cazzo sei? Brutto bastardo. È scappato, ma è scappato totale. Ah, brutto pezzo di merda. Chiuso dentro lo zombie. Ma, t'ho visto, tu con gli occhi viola, là. Ci voglio provare, ancora lui. Vabbè, ma è velocissimo, ma che... Ma poi, è inquietantissimo sto coso. Oh, Gesù! E come ci arrivi qua? Ci arriva, ci arriva. Guardalo, ma che schifo. Hai preso un blocco, cosa fai? Me lo lanci. È risparito, dov'è? Dov'è? Ah! Dai, creeper di merda, creeper di merda. Creeper sono su della Stovas. Questo scenario post-apocalittico, quello coi due lama, scusate, che cazzo mi rappresenta? Che cazzo sei? Voglio la tua, il tuo vestitino. Mi sta attaccando? I lama? Ma se si è lanciato qualcuno... Ma attaccano i lama? Vieni qua. Ah, e ora siete miei. Ha! Cavalco lama. Ma ti attaccano sputando i lama. Cosa danno i lama per saperlo? Carne di lama? Niente, va bene. Va bene, direi che la possiamo chiudere qui. Allora, mettiamo qui, nell'acqua. Aspetta. Accovacciato. No, lo devo tenere premuto, vabbè. Direi che la possiamo chiudere qui. Questo era Minecraft Yave Bedrock, tra l'altro, che... A quanto pare io pensavo fosse un'espansione, in realtà no, è il Minecraft originale che praticamente hanno riunito quello, il primo Minecraft e quello con le mod, che penso ci sia stata un'altra versione, vabbè, non sono sicuramente la persona migliore per dare le informazioni dettagliate su Minecraft, perché non ho mai seguito il titolo, quindi figuratevi. E devo dire che, da come me lo ricordavo, col fatto che hanno messo le ricette, finalmente, non devi sclerare per... Cosa sta succedendo? Vabbè. Non devi sclerare per capire come creare gli oggetti. Quindi così effettivamente è molto più carino. Magari con degli amici ti ci fai due risate, però chiaramente non è il mio titolo, ma manco minimamente. L'ho provato, va benissimo così e va bene. Direi che può bastare. Devo dare un voto, visto che alla fine do sempre un voto. Prima delle ricette gli avrei dato 4 su 10. Adesso gli do un 6, dai. Un 6 è una sufficienza, dai, va bene così. Sì, so che mi bestemmierete, ma va bene così. E va bene così. Alla prossima. Bye bye.